comandante, questa incombenza di dirigere, immagino provvisoriamente, poi si vedrà, il comando della polizia locale di Misiliscemi. Sì, è un traguardo, è un punto di partenza, perché Misiliscemi sta nascendo oggi, anche se è nata dopo il referendum, ma adesso bisogna partire da un minimo di base per creare tutto quello che è il comune e le sue infrastrutture. Tra queste c'è la polizia locale. E il commissario mi ha dato questa incombenza, questa posizione organizzativa per andare a mettere su in piedi il comando della polizia locale. Quindi incarico che è partito da? Dal commissario regionale. No, dico da oggi la data. È partito già prima delle elezioni, abbiamo dovuto gestire le elezioni assieme a un altro gruppo di colleghi del comune di Trapani, a cui ha dato le varie gestioni, ufficio tecnico, ufficio elettorale, per dare il minimo di struttura per partire il comune. Quindi è un incarico ad interim, immagino, sia a Trapani che a Misiliscemi. E come si può fare una cosa del genere? Come tempo? No, il tempo in pratica è spalmato all'interno dell'attività del comando di Trapani, perché già Trapani deve dare supporto a Misiliscemi, come sta nelle righe della convenzione. Il quid, il plus che il commissario ha dato, che mi dà il potere dirigenziale per poter disporre i dovuti atti che competono al dirigente per la creazione della struttura sul territorio e le attività da intraprendere anche a favore della popolazione del territorio. Una visione, Misiliscemi, 8 contrade, vasto, come lo suggerisce come polizia locale? Come polizia locale si può gestire e si gestisce come si sono sempre gestiti i territori, soltanto che da oggi e in futuro ci sarà un punto di riferimento locale e tutto quello che sarà Misiliscemi sarà carico mio e delle persone che mi dovranno poi collaborare e quello che si dovrà creare per lavorare su questo territorio.